Oh, lei per 27, 28, 29, 30. Ma è partito? Buonasera. Scusate, pensavo fosse, ci mancasse ancora qualche secondo. Siamo a una nuova puntata con il professor Andrea Galera. Parliamo di chirurgia estetica, nello specifico di mastoplastica additiva. Chiamiamo online il nostro amico prof. Andrea Eccoci. Buonasera. Garelli. Buonasera, professore. Buonasera, Buonasera, come scusate, sono ancora in abiti da lavoro, ho appena finito. va? Appena finito di fare cosa? Viso, oggi abbiamo fatto qualcosina sul viso. Sul viso, che non è l'argomento di questa sera, che No. invece noi parliamo di mastoplastica additiva, Oggi come parliamo abbiamo di fatto. seno, di Di seno, di seno. seno. Di seno. Noi con te, ci diamo sempre del tu, con te abbiamo fatto un bel po' di video, fra cui un paio di video in sala operatoria. E infatti il titolo di questo video è proprio mastoplastica additiva, che cos'è? E nella descrizione c'è appunto scritto che vedremo proprio il professor Andrea Garelli all'opera in sala operatoria. Quindi vedremo alcune parti di un intervento di chirurgia estetica per la mastoplastica additiva in cui tu stai operando e ci spiegherai come funziona l'intervento nel dettaglio. Dovrebbe arrivare una tua paziente Sì, che appunto mi sì, sì. diceva che Speriamo ha che riesca a dei collegarsi, sì. problemi di connessione. Speriamo che riesca a collegarsi. Allora, iniziamo a fare una breve introduzione che ovviamente devi fare tu, Andrea, cortesemente. Mastoplastica additiva, io posso dire che è l'intervento chirurgico più richiesto e più effettuato al mondo. Ed è appunto la mastoplastica additiva, è abbastanza intuitivo il nome, quindi aggiungere qualcosa e quindi in questo caso aumentare il volume del seno. Allora, guarda, in genere gli interventi sulla mammella sono comunque i più gettonati in tutto il mondo. L'intervento al seno è il primo intervento che viene effettuato in tutto il mondo. E da sempre, questo ormai sono almeno 10-15 anni che c'è questo dato statistico. C'è stato soltanto un piccolo periodo, circa 4 anni fa, in cui per un problema avvenuto ad una specifica marca di protesi, si è creato un minimo di dubbio e quindi un lieve rallentamento, ma al momento in cui si è risolto questo problema, si sono capiti quelli che erano realmente i problemi legati a quella protesi, è ritornato ad essere realmente il primo Il intervento. primo Però intervento. Abbiamo tutto. fatto dei servizi su questo problema, mi ricordo, abbiamo fatto dei servizi perché era qualcosa che aveva spaventato molto, Sì. però si è risolto questo problema. Si è risolto anche, cioè, nel senso che si è risolto nel senso che adesso è fondamentale che il chirurgo spieghi questa evenienza, questa nuova patologia che si è trovata nelle pazienti in cui andiamo ad applicare, andiamo a inserire delle protesi, ma insomma, è comunque un problema facilmente risolvibile e quindi oggi l'importante è avere una diagnosi precoce, ma avere soprattutto la coscienza che c'è. E quindi va spiegato al paziente e quindi si è tornato a lavorare come prima. Però Ok, fantastico. è Quindi, importante, io dico, quello che ti volevo dire è che è tutto il seno, quindi non solo un seno piccolo a cui aumentiamo il volume, ma tra gli interventi più gettonati ci sono tutti quelli che riguardano il seno, quindi parliamo di una mastopessi, quindi un sollevamento e riempimento del seno, oppure una riduzione del volume del seno. Questi sono tutti particolari che comunque fanno parte di questa grande famiglia di interventi al seno che la rendono certo. l'intervento più eseguito al mondo. Certo, allora infatti se una paziente deve appunto fare una valutazione sull'intervento, riguardo Alessandra scrive bellissimo il prof. Grazie Alessandra. E, se dobbiamo appunto fare una valutazione, una paziente come può capire? Perché magari una ragazza viene da te e ti dice: ah, io voglio le tette più grandi. Quanto più grandi? Allora, questa è l'affermazione che praticamente tutti i giorni ci sentiamo dire. Ci sono dei limiti fisici, oltre che di buon gusto.
Quindi mentre sul buon gusto spero sempre, quindi anche in etica e morale da parte dei colleghi, da un punto di vista fisico noi prendiamo delle vere e proprie misure che riguardano la larghezza del torace, che riguardano la distanza del capezzolo da questa parte qui che viene chiamata il giugulo, oppure dal capezzolo al solco mammario, che è la parte dove la mammella piega. Questo ci permette di dire quello che realmente possiamo inserire all'interno, quindi ci permette di capire bene quelli che sono i limiti volumetrici entro cui possiamo stare. Se la paziente ha una richiesta esagerata, dobbiamo essere professionali e giusto nel dire che non si può fare. Che sarebbe meglio non farlo, però quindi la paziente non deve decidere preventivamente, non deve farsi fasciarsi la testa e pensare oddio, mo devo andare dal dottore, dal chirurgo a chiedergli questa cosa specifica. L'errore più grande che purtroppo fanno tante pazienti e l'errore anche che fanno molti colleghi che accettano questa cosa è vedere delle foto di pazienti che dicono voglio diventare così, oppure la mia amica è così, le voglio anche io. Impossibile, questa cosa non si può fare perché la nostra individualità impedisce di avere un seno uguale all'altro, ma anche a parità di altezza ho due sorelle. A me è capitato, ti racconto questa cosa, qualche anno fa operavo a Milano, ho operato due gemelle, però queste due gemelle erano eterozigoti, quindi avevano delle piccole differenze. Io ho utilizzato una protesi per una protesi per l'altra, lo stesso giorno. Ho avuto dei piccoli problemi, poi per fortuna risolti, con quella a cui ho messo le protesi più piccole, ma parliamo veramente di pochi centimetri, cioè di pochi cc, di una dimensione pochissimo più piccola, perché, dice, com'è possibile che a mia sorella hai messo quella a me no? Perché all'interno del torace lei aveva una piccola malformazione che è molto frequente trovare sulla seconda costa, che impediva di mettere la protesi che ho messo alla sorella. Certo, infatti a tal proposito, a proposito delle protesi da scegliere, noi abbiamo un video dove in sala operatoria tu ti consulti con te stesso davanti a tutte le protesi che ci sono e scegli quale protesi c'è da applicare. Quindi tu sei lì e te le studi. Sì, ecco, sì. Lì ci sono tutte le misure, quindi tu sai bene qual è il risultato che vuole la paziente, devi capire quale mettere. Sì, ma io durante la visita io prendo tutte le misure e quindi... Non ti sentiamo più, Andrea. Posso parlare mentre c'è il video? Vai. Ok. Io quindi la paziente ci dice naturalmente quello che lei vorrebbe, no? Naturalmente. Però io realmente quello che poi utilizzerò, la protesi che poi utilizzerò soltanto quando mi trovo in sala operatoria, ho visto realmente la paziente dall'interno, quindi ho fatto l'incisione, sono arrivato nella regione interessata che può essere sotto muscolo o sotto ghiandola, a seconda poi del tipo di protesi che dobbiamo mettere e del tipo di paziente, perché anche questo forse potremmo dire della modalità. Molte parlano di sottoghiandolare, sottomuscolo, parzialmente sottomuscolo, quindi soltanto in quel momento io capisco quello che realmente posso utilizzare. Ok, la differenza a una paziente interessa sapere se è sottoghiandolare o sottomuscolo parzialmente? Perché? Deve interessare. Perché? Naturalmente sottomuscolo significa che c'è un'incisione, anche se minima e parziale, del muscolo pettorale, però questo la paziente deve capirlo e deve saperlo, perché in qualche modo noi riduciamo quella che è la sua forza, la forza del muscolo pettorale, quindi la forza sul movimento del braccio, in minima parte, ma lo riduciamo. E questo che significa? Che se parliamo di una paziente sportiva, quindi dove la forza muscolare, dove l'attività fisica è il fulcro della sua vita, dobbiamo capirlo bene. E quindi dobbiamo magari pensare di o non utilizzare le protesi, quindi o non intervenire, oppure trovare un'alternativa. Poi va differenziato il sottomuscolo totale dal sottomuscolo parziale. Di solito le protesi sottomuscolo totali si utilizzano soltanto nelle pazienti oncologiche, dove per necessità appunto oncologica dobbiamo togliere tutta la ghiandola.
quindi non avremmo una copertura sufficiente e allora facciamo una totale sottomuscolo. Invece il bello della dual plane, famosa dual plane, i pazienti arrivano e dicono io le voglio dual plane, però molte volte non sanno che significa, pensano che sia la marca delle protesi piuttosto che il nome della clinica. Invece giustamente, dual plane, certo, significa doppio piano, significa che nella porzione in alto dove è più visibile la protesi, dove il décolleté potrebbe essere troppo sporgente in fuori, viene messa sotto un muscolo in modo che si può schiacciare dal muscolo stesso. Io qui ho una protesi, vi faccio vedere, facendo in questo modo qua il muscolo la copre e quindi la rende più armonica con col corpo, mentre nella regione inferiore della della mammella, dove comunque c'è sempre un po' di ghiandola, quindi la copertura è più facile, si lascia sotto ghiandola. Quindi questa mia mano corrisponde al muscolo pettorale che copre in questo modo la protesi, quindi qui sotto è sotto ghiandola e qui sopra è sotto muscolo. Questa è la famosa dual plane. Oppure è totalmente sotto ghiandola, sicuramente è un intervento più facile la protesi sotto ghiandola, è un intervento che anche la paziente subisce meno, perché in pochissimi giorni può tornare a muovere le braccia, a guidare da sola, andare al lavoro, quindi è sicuramente tutto molto, molto più facile. Però questo se lo può permettere solo la paziente che ha una plica cutaneo e adiposa sufficiente da poter coprire la protesi e non far vedere il bordo della protesi. Certo. E ti devo Franca dire dice che... devo venire. Aspettiamo la Franca quando vuole. Quindi è importante capire che ormai il 90% delle pazienti che visito sono ragazze magre, ormai ci tengono tutti al fisico, quindi sono tutte molto, molto sportive, quindi allenate, quindi hanno un pochissimo grasso e quindi molte volte optiamo per il dual plane. Allora, ciao Cristina, che fra l'altro Cristina l'abbiamo incontrata, la tua paziente, la scorsa diretta, e ci ha rivelato che vi siete incontrati proprio per una consulenza sulla mastoplastica, non additiva, credo che sia una consulenza sulla mastoplastica, ora non voglio approfondire per quale tipo, e ha detto appunto che lei vorrebbe sottoporsi ad un intervento con te e se lo farà, magari ci farà entrare anche lei in sala operatoria, come è già successo. Lo ha promesso. E peraltro, quello che dico sempre, ma non per portare acqua al nostro mulino, lo dico perché effettivamente quando un chirurgo fa entrare le telecamere dentro una sala operatoria è pronto a lavorare davanti a un obiettivo, e questo non è da poco, perché se io non so fare bene una cosa, non sono sicuro di quello che sto facendo, difficilmente faccio entrare delle telecamere che mi riprendono mentre tento di fare qualcosa fatto bene. Quindi certo, è sempre preferibile documentarsi il più possibile con i video, non solo fatti da infoestetica ovviamente, perché tanti pubblicano video, però l'importante è consultare i video, consultare tutte le informazioni prima di affidarsi a un chirurgo che magari non si conosce bene, perché su internet ormai si va un po' a cercare solo il prezzo, però poi effettivamente, come abbiamo visto, per ottenere un buon prezzo poi si possono avere dei problemi che ci si porta dietro per tutta la vita, quindi è importante essere sicuri del professionista. È un argomento molto importante questo, Giancarlo, la parte del prezzo, non vorrei essere banale, però è importante far capire alle pazienti che un prezzo troppo basso manca qualcosa. Ci sono dei punti di riferimento per capire se stiamo andando da un professionista serio, fondamentali, e cioè andare a appoggiarsi ad una clinica certificata e assicurata, quindi con il riconoscimento della figura, in questo caso della chirurgia plastica, tra quelle riconosciute in quella clinica, l'utilizzo di una clinica dove c'è la possibilità di un pernottamento e quindi una assistenza a 360 gradi, la presenza di un anestesista rianimatore, certo, quello è importantissimo, e come l'equipe completa. Certo, ma se costa poco vale poco, ma quello è ormai dovrebbe essere scontato, proprio perché
ci sono anche degli esempi non molto lontani, perché un paio d'anni fa c'è stato quello scandalo per cui facevano le visite su WhatsApp e le pazienti arrivavano direttamente in sala operatoria senza aver fatto una visita dallo specialista, e poi alcune non potevano più alzare le braccia, altre avevano una tetta che puntava da una parte e non puntava dall'altra, altre avevano una più bassa e una più alta, e ci sono dei problemi seri, per cui poi dopo bisogna pagare uno specialista, e quindi i soldi risparmiati in realtà sono soldi buttati, perché poi alla fine affidarsi agli specialisti è sempre meglio, ma in tutti i settori, ma qualsiasi cosa, ma anche se devo fare qualsiasi cosa, ma anche comprare una cosa che mi devo mangiare, se vado al discount di un certo tipo, se vado al supermercato di un altro tipo, se vado all'artigiano un altro tipo ancora, però preferibilmente è meglio sempre andare dal meglio, essere sicuri, soprattutto quando si parla di chirurgia, di interventi di chirurgia, essere sicuri che ci si affida al migliore, a uno dei migliori. Te sei il migliore, ovviamente, uno dei migliori. Diciamo uno dei migliori. Naturalmente. No, guarda, è veramente allora importante non pensare solo al risparmio, perché effettivamente queste cosine qui le signore le portano nel proprio corpo, le portano per 10, 15, 20 anni almeno, e io non andrei proprio al risparmio, cioè io punterei molto più sulla qualità. Certo, anche perché un intervento fatto bene lo fai una volta e festa finita, te lo tieni per un bel po'. Vorrei sapere se si possono rompere le protesi in aereo. È vero che scoppiano le protesi in aereo? Assolutamente, le protesi, guardi, forse vi posso far vedere una cosa. Allora, vi faccio vedere una protesi rotta, però questa protesi rotta che vi faccio vedere, cioè l'ho rotta io per farla vedere ai pazienti, proprio per dare una risposta alla domanda della nostra amica. Questa qui è una protesi tagliata, vedete, è tagliata, guardate, è aperta. Sì. E io vi faccio così, non cade nulla. Questa protesi è formata da un gel coesivo e quindi non può scoppiare, perché è un corpo, è un gel, non ha nulla, certo. Io la schiaccio, la sto comprimendo, nonostante sia rotta non succede nulla, quindi certo, non può scoppiare nulla in aereo. Non è vero che si congelano quando andate a sciare in montagna, non è vero, non giuro. È vero. Allora senti, c'è qualcuno anche che mi dice le ho toccate, erano fredde. Sono delle fantasie che girano intorno al mondo delle protesi. È più fredda la cellulite, forse, perché c'è più fredde le gambe con la cellulite, certo. Ok, allora poi c'è una domanda di Cristina, che è la tua paziente, però prima, rimanendo in linea con quello che abbiamo detto, appunto, ecco Cristina, rimanendo in linea con quello che abbiamo detto della sala operatoria, vediamo il prof Garelli all'opera e vediamo qui cosa stai facendo, Andrea. Raccontaci un po'. Allora, in questo momento stiamo facendo l'incisione, siamo entrati dalla porzione inferiore del capezzolo, adesso stiamo raggiungendo il piano dove poi andremo a mettere le protesi. Ecco, vedi, ci stiamo facendo lo spazio. Quindi ecco, qui stai facendo lo spazio, quindi proprio bisogna creare uno spazio che poi, da quanto ho capito, e nella mia esperienza, l'abilità del chirurgo è proprio questa, saper fare lo spazio, la tasca giusta che poi contenga la... Allora, noi dobbiamo lavorare, noi siamo fatti per strati e quindi abbiamo la necessità di rispettare questa, la composizione del nostro corpo, che è fatta appunto per strati, quindi noi abbiamo la pelle, abbiamo il grasso sottocutaneo, abbiamo i muscoli, e questi strati sono separati da una fascia connettivale, che permette quindi di separare tutti questi strati rispettandoli. E io, per arrivare a dove voglio mettere la protesi, io devo rispettare tutti i piani, trovarmi sul piano giusto, che è questa fascia, scollare. Lì si può fare tutto, come hai visto nella prima parte del video, lo faccio con un dito, perché una volta rispettato il piano,
questi tessuti si scollano da soli. Quindi è facilissimo, tra virgolette, una volta capito, studiato bene l'anatomia e trovato il piano giusto. Beh, ci vuole una certa esperienza, perché poi credo che appunto dalla mia esperienza ho visto che non tutti quanti fanno la tasca perfetta, anzi c'è chi la fa velocemente, c'è chi ci mette tanto, c'è chi invece ci mette poco o tanto, ma comunque non fa un lavoro ottimale. Non è così scontato, io ho visto che non è proprio facilissimo a fare la tasca, ci metti la protesi, chiudi e sono fatte le tette nuove. Sicuramente l'abilità personale e la sicurezza personale, ma anche un'abitudine. Io non me la sento di dire che uno che ci mette 3 ore a fare una mastoplastica additiva è meno bravo di uno che ci mette un'ora. Io per abitudine, per forma mentis, cioè ormai ho imparato così che devo fare, io effettivamente di solito in un'ora finisco, ma forse anche dipende dal mio carattere, no? Io sono un tipo, mi conosci molto bene, se inizio a fare una cosa mi concentro, la faccio e finché non la finisco non ho risolto il mio problema, quindi cerco di andare più velocemente possibile, ma rispettando tutto quelli che sono i passaggi obbligati. Non è che andando più veloce sono più bravo oppure tralascio alcuni passaggi, è un'abitudine. A me piace così, anche perché sono convinto di una cosa, però io, ed ecco perché vado abbastanza veloce, io sono convinto che il contatto tra l'esterno, anche se parliamo di sale operatorie sterili, quindi col massimo del rispetto per l'igiene, ma più c'è contatto tra l'esterno e l'interno del corpo, e più aumentiamo quelle che sono le possibili, non solo le infezioni che è facile pensare, ma tutte quelle che possono essere le complicazioni legate all'intervento chirurgico. Ok, fantastico. Qui abbiamo una domanda. Vabbè, tanto Pierluigi, ciao, che ci ha salutato prima. Flavia ci chiede, leggi la domanda, vorrei sapere, visto che ho le protesi rotte da anni, le ho su, quindi le ho su, e vorrei fare i seni piccoli, e vorrebbe sapere quanto viene l'intervento, la risposta la immagino. Comunque, una paziente che ha questo tipo di problematica, quindi ha delle protesi rotte da anni. Io innanzitutto dico alla signora che se ha le protesi rotte da diversi anni è una signora fortunata, perché avere le protesi rotte di solito è un qualcosa che comporta un intervento abbastanza immediato. Quindi spero che non siano, ci sono dei rischi a tenerle rotte dentro per un po'. È difficile, che però è molto rischioso, perché sì, il silicone comunque, io ho detto che non scivola niente, però trasuda, e lei potrebbe trovarsi del trasudo di silicone nelle ascelle, perché poi la parte della mammella che drena, quindi che filtra, i linfonodi che filtrano si trovano nell'ascella, quindi c'è il rischio che può trovare dei siliconomi, che sono quindi questi cumuli di che si formano, dei granulomi che si formano intorno a questi piccoli frammenti di silicone nelle ascelle, che sono le nostre stazioni linfonodali. Se lei comunque, diciamo, dovesse avere davvero queste protesi rotte, lei potrebbe tranquillamente toglierle, fare una bonifica di tutta l'area, compresa la capsula periprotesica, che è quel sacchetto che si forma all'interno del nostro corpo dove è contenuta la protesi, togliendo tutto le può o rimettere più piccole, oppure, visto che dice vorrebbe un seno piccolo, anche non rimettere le protesi, fare soltanto un intervento di mastopessi. Certo, è interessante questo caso, no, Andrea? Sui prezzi non saprei cosa dire, perché bisognerebbe capire realmente se è rotta, non rotta, se vuole mettere le protesi oppure no. Certo, questa è la risposta appunto che immaginavo, perché ogni caso è a sé, soprattutto un caso come questo mi sembra molto delicato e interessante. Proprio perché se c'è una problematica così che va risolta anche velocemente, sicuramente va presa in esame subito. Sì, consiglio alla signora di velocemente, se questo è il suo dubbio, fare una risonanza magnetica, per capire come poter risolvere. Leggo che non hai soldi per fare tutto, ma in ospedale è garantito tutto. Se lei ha le protesi rotte, mi contatti, perché le do il contatto per farci operare in ospedale e gratuitamente col sistema, almeno per risolvere il problema, perché deve risolvere, se sono rotte deve risolvere il problema. Certo. E il sistema sanitario nazionale può diciamo può aiutarla, anche se lei ha messo le protesi per un problema di estetica,
però se sono rotte le protesi ormai è un problema fisico, non è più d'estetica. Certo, problema di, potrebbe sfociare per un problema di salute. Fantastico, ok, grazie Andrea. Adesso io direi, questo per aumentare il seno di una sola taglia può essere sufficiente il lipo filling, scrive Teresa, che tu conoscerai. Teresa. Io conosco Teresa, ciao Teresa. Allora, io sul lipo filling al seno sono un pochino critico, mi fa un pochino paura, nel senso che sia il lipo filling che l'utilizzo dell'acido ialuronico va considerato per migliorare la forma del seno, quindi parliamo di infiltrazioni più sottocutanee per i margini, dove la paziente è molto magra, che ha delle protesi e quindi si vedono i margini, allora quindi per migliorare quel profilo e per aumentarne appunto un po' il décolleté nella parte alta, ma a me l'aumento di volume con il grasso fa un po' paura, perché non crea patologie realmente, però l'immagine del grasso, l'immagine radiologico, quello che noi abbiamo al momento in cui andiamo a fare una mammografia, può mimare delle calcificazioni. E la calcificazione, le donne lo sanno bene, quando si parla di calcificazioni si parla sempre di un problema potenzialmente oncologico. Quindi potrebbe creare dei falsi positivi. Allora, se una persona, non lo facciamo. Su una persona grande d'età, su una persona quindi che non ha familiarità per problemi oncologici, si potrebbe anche pensare, ma per una ragazza molto giovane io non lo considererei proprio, con tutto che poi il grasso non è perenne, quindi una parte di quel grasso comunque si andrà a sciogliere, quindi andrebbe a pezzo, quindi l'intervento poi andrebbe rifatto. Certo, beh sì, poi quello si riassorbe. Una visita solo preventiva è gratis? Allora, questa Alessandra che non conosco, visto che ha esordito dicendo, e magari lo ha detto apposta, non lo so, ha detto il dottore è bellissimo, quindi per lei la visita sicuramente è gratis. Ok, va bene. E allora, visto che dicevamo appunto dell'importanza di mettersi davanti alle telecamere, abbiamo visto il professore all'opera e adesso vediamo un po' questo intervento come si è concluso. Andiamo. Ok, allora qui c'è una parte dell'intervento che è la conclusione. E qui... Stavo mettendo i punti, sì, è finito. Ok, qui è finito e si vedono appunto questi segni molto, molto... Vedi, nonostante molto... è sdraiata la paziente, appena finito, il seno ha già un aspetto molto naturale. Sì, è vero. Io c'ero quello lì, mi ricordo, un bellissimo seno. Ok, questo quindi è il dopo, l'intervento eseguito. Scusa un attimo, la paziente ce l'abbiamo, Ale? Mi sa di no, non ce l'abbiamo. Ma abbiamo anche il dopo, quello con le fasciature, con l'intervento, alla fine dell'intervento, ce l'abbiamo il video con le fasciature, con il seno? No. Vabbè, comunque si vedeva che effettivamente... Dopo facciamo vedere anche la paziente, dove la paziente ci doveva dire com'era prima e com'era dopo. Insomma, cioè, non si sarebbe spogliata in diretta, ovviamente, però insomma... Poteva farlo, magari. Poteva farlo. Certo, poteva sarebbe farlo, stato poteva ben farlo. Accetto da tutti, non da YouTube, ma insomma da tutti gli altri, sì. E, no, vabbè, si vedeva perfettamente. Ma poi io ti faccio una domanda, invece, da osservatore di tette. E in spiaggia si vede adesso, questa qui la paziente era sdraiata e si vedeva effettivamente che aveva il seno che stava su. Ti ricordi la pubblicità, credo della Red Bull, di cos'era, che c'era? Sono finte? Perché si vedono che stanno su da sole e lì si vedeva perfettamente. In spiaggia si vedono normalmente, chi fa il seno spesso fa prende il sole in topless e si vedono quei seni che stanno su molto molto tonici, eccetera. E Teresa scrive: bellissimo lavoro, un seno molto naturale. Sì, è vero. Aspettiamo visto... anche Teresa per fare il sì. Sì, e, dicevo, con il tempo poi questo seno resta così sempre tosto, dritto all'insù? No. Allora, anche quello dobbiamo capire. Allora, un seno, una protesi grande su una paziente con un torace piccolo, è normale che rimane più rigido
per più tempo. Quindi, se una paziente ha scelto una protesi molto grande ed è molto magra, è normale che quella prima estate, dove la voglia di mostrare questo seno nuovo sarà un seno finto lì abbastanza fermo. Col tempo anche quello guarirà, scenderà e prenderà una forma più naturale. Però se, che poi come piace fare a me i seni, e riusciamo ad arrivare ad un compromesso con la paziente dando un bel seno, una bella forma, senza esagerare, appunto rimanendo in quelle misure di cui parlavamo prima, lei già dal primo anno al mare potrà avere un seno che non è fermo fisso lì, ma un seno mobile, un seno che compatto, è anatomico, che la protesi, diciamo. Certo. Ale, puoi rimettere con l'ultima domanda, che così concludiamo con quest'ultima domanda di Flavia, questa signora che diceva che deve avere questo problema, e ci scrive: lo sa che lei lo sa che glielo tolgono gratis, però avendo un seno grande la sesta le resterebbe solo la pelle cadente, chiede, giusto? Visto che lei è una sesta. Già da un altro. No, lei le ha fatte, da quello che posso capire, è andata, se le ha fatte fare da, da un altro collega. Allora, guarda. Da un collega. Allora, guarda, e poi signora, ha avuto solo le mani che si sono rotte. Adesso dice: se me le tolgono gratis, però mi cascano. Però lei dice che ha una sesta. Dice che, siccome lei dice che ha una sesta, togliendo le protesi, potrebbe ricostruire col suo seno e riuscire a rimanere intorno a una quarta. Facendo una, però questa è la mastopessi e non gliela fanno gratis in ospedale. La mastopessi, sì, non possono, o meglio, in teoria non possono mettere la protesi, ma se effettivamente il chirurgo riesce, pensa che per poter risolvere il problema della signora deve per forza utilizzare le protesi, potrebbe anche mettere in portata e giustificarlo col sistema sanitario nazionale. Questo però è un caso, certo, molto specifico. Certo. Io mi rivolgerei in un centro buono, non so la signora dove si trova, però un centro buono nella sua città, ma su Roma ci sono diversi centri molto buoni di chirurgia plastica presso sia policlinici universitari che non, dove si potrebbe valutare oppure non mettere le protesi più, soltanto fare una mastopessi ricostruttiva ed utilizzare i lembi nostri, cioè i lembi della signora, quindi un lembo adiposo e dermico da ribaltare all'interno e quindi creare un'autoprotesi. Oppure, certo, se pensa il chirurgo che deve usare la protesi, non è che all'ospedale sono vietate le protesi, si mettono protesi tutti i giorni in ospedale per motivi medici, però per motivi, certo, funzionali e di salute. E in ogni caso io posso, se posso dire alla signora di contattare te, Andrea, al numero Trieste, e allora Trieste io non conosco nessuno, però se lei, signora Flavia, contatta il dottore e ne parlate un attimino più approfonditamente, poi eventualmente per un centro medico in cui c'è un chirurgo plastico che pone molta attenzione agli interventi che passa al sistema sanitario nazionale e guarda anche quando può la parte estetica, io saprei, dovrei indirizzarla. Quindi io direi prima di sentire il dottor Garelli per capire un attimino. Sì, se vuole la possiamo aiutare tranquillamente. E poi la aiutiamo, se però dovrebbe riuscire a venire a Roma. Che a Roma, certo. Insomma, siamo caput mundi, capitasse, siamo sempre. Chi è che non fa un passaggio a Roma? Lui. Va bene, allora abbiamo concluso la nostra diretta. Abbiamo visto, complimenti dottore, bellissime tette alla tua paziente. Grazie. E per qualsiasi informazione è passato il tuo numero, i tuoi riferimenti sono passati tutto il tempo che abbiamo parlato, quindi qualsiasi cosa si possono rivolgere a te. Grazie, io dottore. Grazie, saluto tutti i nostri ospiti, buona serata. A presto, buona serata, ciao. Alla prossima diretta, ciao.